Voglio subito andare da Ivo Mei, che si trova a Roma, al Palazzo degli Esami a Trastevere, e accanto a lui c'è Massimiliano Panarari, che è un grande esperto di politica, di comunicazione politica, insegna tra l'altro all'Università Luiss. Perché voglio, intanto, buongiorno Ivo. Buongiorno a voi, buongiorno anche da Massimiliano. Siamo al Palazzo degli Esami, come dicevi tu, un palazzo del 1912 che però dal 2013 viene impiegato per fare delle mostre particolari. Quella di oggi è veramente molto particolare perché si chiama The Art of the Brick, DC, i supereroi di DC Comics. Sì. Forse non si sa chi sono i DC Comics in Italia se non si cita Superman, Batman, Lanterna Verde e tutte queste cose Sì, qua che il sono colosso dei esposte, come fumetti vedete, già dietro di noi, ma statunitense, queste diciamo. sono. Prima di Marvel, certo, quelli che fecero fumetti prima di Marvel con i Sì. supereroi. E queste sono solo le più piccole statue che sono state fatte da un avvocato 44enne americano, patito, che si è scoperto patito dei mattoncini Lego, e ha cominciato a fare sculture di qualsiasi dimensione. Tra l'altro, più avanti vi faremo vedere delle immagini bellissime. C'è anche una Batmobile in scala 1 a 1, fatta tutta di mattoncini Lego, mezzo milione di mattoncini Lego. Al prossimo Complimenti. collegamento magari vi mandiamo le immagini. Posso chiedere una Sì, sono cosa? incredibili. Questo avvocato che si chiama Nate. Ivo, scusa se ti interrompo, voglio chiedere subito Sì, però a Panarari, una cosa a naturalmente. Panarari. Intanto, Massimiliano, ti Sì. chiedo, c'è un Superman oggi a proposito, degli eroi dei fumetti nella politica italiana in questa campagna elettorale? Se c'è, chi è? E soprattutto, Massimiliano, c'è un nesso tra la campagna elettorale e questa mostra, non solo perché il supereroe, ma anche perché stiamo parlando di cose di fantasia. Certo, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Una piccolissima premessa, nell'immaginario statunitense DC Comics corrisponde ai repubblicani, cioè all'immaginario di destra, mentre quelli Marvel sono i supereroi progressisti democratici di Ecco, hai sinistra. fatto bene a Quindi se dovessimo prendere sottolinearlo. un Superman, rimanendo all'interno diciamo, di questa tipologia dell'immaginario statunitense, potremmo dire che è l'Highlander indistruttibile, almeno fino a ieri, Silvio Berlusconi. E qualcuno che invece ha cercato di raffigurare e far circolare dei meme in rete, cioè una serie di comunicazione politica virale, però in occasione delle primarie era stato Matteo Renzi. Ecco, posso Dunque, chiedere un attimo, Andrea, scusa forse Ivo. ricorderai anche tu che Lucio Dalla. Sì, Ivo, scusa, ho ancora una domanda, poi devo andare in pubblicità per Massimiliano Panarari. Massimiliano, appunto, da esperto quale sei, ti chiedo questo. Berlusconi, secondo molti esperti e osservatori, ha cercato di ricreare un rapporto sentimentale con gli italiani. Secondo te questa pausa forzata, può fargli male, può nuocergli? Io penso di sì, soprattutto rispetto a quello che è il tema fondamentale che ha caratterizzato, diciamo, il suo ritorno, cioè la longevità, l'essere letteralmente un Highlander, per esprimerci, diciamo, in termini supereroistici ed immaginario fantascientifico fantasy. Una battuta d'arresto in questa fase, in un momento in cui la competizione, soprattutto con la Lega, cioè con Matteo Salvini, è così forte e così significativa, potrebbe effettivamente danneggiarlo. Il tema è se ritorna rapidamente la connessione sentimentale viene immediatamente ristabilita, altrimenti può rischiare di aprire un vuoto, chiedo scusa, a cui anche le ultime notizie rispetto ai pasticci sulle candidature in Lombardia possono infliggere un'ulteriore debolezza. Grazie, Questa è una allora specie di Ivo. criptonite, insomma, che gli hanno buttato addosso a Eh sì, Berlusconi. hai Ci vediamo ragione. dopo. Ci vediamo tra poco, intanto. Anzi, forse c'è Panarari. Ecco, volevo chiedere a Massimiliano Panarari, Ci siamo, ci siamo. tema lavoro, Panarari. Siccome il tema delle tasse sta assorbendo tutta l'attenzione di questa campagna elettorale, ci dici qualcosa a proposito del posizionamento delle forze politiche sul tema lavoro? Il tema lavoro è un tema fondamentale, soprattutto rispetto anche ai ragionamenti che facevate in studio in questo contesto di, diciamo, di ripresa, ma ripresa debole che non si traduce in recupero occupazionale in posti di lavoro. Però a guardare con attenzione i programmi dei partiti non compare davvero, non compare quantomeno con il dettaglio che sarebbe indispensabile per cercare di dare una sensazione di realismo. Allora, mi pare che si possa parlare di una
di una nota dominante, di una situazione per l'appunto generale di questa campagna elettorale, in cui accanto ad una serie di promesse mirabolanti e accanto ad una discussione molto molto forte sugli scenari futuri, che è comprensibile perché non avendo la sfera di cristallo ed essendo in presenza di un elettorato fortemente disilluso e molto volatile, è molto difficile sapere e intuire cosa succederà dal punto di vista degli schemi di governo, con una legge elettorale fatta per l'appunto per impedire sostanzialmente la possibilità di un governo stabile. Allora, in una condizione di questo genere, gli elementi di dettaglio, la parte di programma economico concreta e puntuale, naturalmente si perde rispetto agli annunci, rispetto alle aspettative e soprattutto rispetto ad uno schema molto muscolare, ereditato dal bipolarismo, che vede le forze politiche tentare una sorta di marcamento uomo e di scontro esattamente contro quello che viene considerato il competitor più vicino. Quindi una situazione, diciamo, molto peculiare, una campagna elettorale che è anche brutta da tanti punti di vista, che è molto specifica di questo contesto storico e di questo sistema politico che non si è riconfigurato, in cui ci sono dei partiti personali per molti versi, con dei leader che però che per certi versi sono usurati. Allora, usato sicuro è naturalmente una cosa che piace agli italiani, però l'usura in un contesto di grande instabilità come questa è molto problematica, mentre avremo bisogno per l'appunto, come dicevi Andrea, di una serie di precisazioni, di indicazioni realizzabili e realistiche rispetto a questo tema assolutamente centrale che è l'occupazione nel nostro paese. Sì. Quello a cui accennava Massimiliano dei muscoli è anche attiene a quello che stiamo vedendo in questa mostra di Si Super Heroes, perché sto cercando di dirlo da prima, Lucio Dalla anni fa in una canzone diceva che mondo sarà se ha bisogno di affidarsi a Superman, ma in realtà poi in questa campagna elettorale tutti sembrano volersi affidare al Superman di turno nei vari partiti. Assolutamente sì, perché i partiti personali prevedono appunto la personalizzazione, che naturalmente il trasferimento nei media della sostanzialmente dell'agorà e della piazza pubblica rende assolutamente indispensabile, perché la logica mediatica ritiene e considera la figura personale del leader come quella più veicolabile e quella più facilmente trasmettibile rispetto agli elettori. Allora, questi partiti personali hanno per l'appunto, come si diceva, dei leader che sono presenti, che sono ancora più forti rispetto al passato, però non c'è davvero nessuna novità. E allora siamo in una fase di transizione che è tipica di questo nostro sistema politico che non si è riconfigurato, rispetto alla quale invece il tema della collegialità della squadra, per esempio Renzi aveva parlato del bisogno di ritornare al noi, ma naturalmente se l'è dimenticato ben presto e l'ha immediatamente archiviato, ma questo tema di partiti collegiali è un tema sostanzialmente trasmesso e archiviato al passato, proprio per le cose che dicevamo prima. E proprio perché la collegialità... No, aspetta, facciamo finire Massimiliano, scusami. E rapidissimamente, è proprio perché la collegialità è quella che si vede nella fase delle candidature e di chi viene scelto, ed è esattamente quello che non abbiamo visto per l'appunto in queste settimane. Io volevo chiederti anche questo, ma tu sei ancora d'accordo con quell'affermazione di Berlusconi che l'elettore è come un bambino di 12 anni, sempre tornando ai fumetti? Naturalmente è un'affermazione politicamente scorrettissima, però quello che Berlusconi, che ha sempre intuito con grande velocità l'elettorato, i cittadini elettori che ha di fronte, che si può trattenere e dire, è che la politica si fonda sempre di più sulla semplificazione, e questo è un dato di fatto collegato al fatto che messaggi troppo complessi in una fase in cui abbiamo tante cose da fare, in cui il bombardamento e la molteplicità dei messaggi è tantissima, in cui esiste una molteplicità di fonti informative, fa sì che quello che colpisce maggiormente, che arriva alla pancia ed è una regola eterna della politica, oggi paradossalmente sia ancora più funzionale. Allora, abbiamo detto tutto. L'immagine di Ivo Me e Massimiliano Panarari, che è il Joker, quello? Sì. Ecco, mi è sembra il Joker, un'immagine è il Joker. Emblematica. Tra l'altro volevo proporre di incorporare Marco Rizzo nella Justice League, se lui è d'accordo, e volevo anche ricordare una frase di... Non mi sono mai piaciuti supereroi. Volevo ricordare una frase di Lucio Dalla. Mi piaceva più Tex Wheeler, Dylan Dog. Tex Wheeler che era super mobile, era sempre in spostamento. Non so se avete sentito, Massimiliano ha detto che Tex Wheeler però era uno molto mobile. Allora, stava dalla parte degli oppressi. Un attimo, interrompo il dialogo a distanza perché c'è la pubblicità, è tardissimo, e poi torniamo anche dai voi, Massimiliano Panarari.
In conclusione, sì, sì. Come, una come cosa. Sapete, eh? Sì, no, aspetta, come sapete, Batman è il campione della giustizia e qui siamo di fronte a una delle opere più incredibili di questa mostra dedicata ai DC Super Heroes, perché è un richiamo luminoso per Batman fatto con quasi 75.000 mattoncini. È un gioco che volevo fare con Massimiliano Panarari, era sapere a chi paragonare, a quale supereroe paragonare i nostri politici, ma anche i politici altrui, per esempio. Trump. Infatti qui al Palazzo degli Esami c'è anche addirittura la Batcaverna. Ora, Batman è un personaggio complesso, introverso, fortemente tormentato e non a caso è difficile trovare dei politici che si ispirino a lui. Preferiscono per l'appunto Superman. Invece Joker è diffusissimo. L'Economist nel 2015 in un editoriale non firmato paragonava Trump per l'appunto a Joker. Al tempo stesso però la propaganda repubblicana già nel 2010, se non erro, mandava dei dossier e preparava dei memo per spingere i propri elettori e i propri militanti a costruire delle immagini e delle iconografie in cui i candidati progressisti, i candidati democratici venivano dipinti come Joker. Ed è stato trovato un dossier nel quale un sacco di immagini con Obama Joker venivano per l'appunto fatte circolare. Ma poi potremmo trovare anche Wonder Woman. Devo chiedere una Hillary cosa Clinton in finale. Si come Wonder Woman. No, scusami, sì. Massimiliano, sì, perché... Ma in Italia, per esempio, invece? Che ha detto? Sì, in Italia la diffusione dei supereroi è molto meno frequente, perché si tratta di un immaginario tipicamente statunitense. No, ma tu a chi paragoneresti qualche supereroe, a qualche politico nostro? Dunque, Batman lo potremmo paragonare, diciamo, per quanto riguarda i tormenti a Fini oppure a Gianni Cooperlo, per esempio, o a figure, diciamo, con una certa interiorità sviluppata, ma che poi in termini di in un mondo di Superman diventano più difficili da spendere. Tutti quanti vogliono essere Superman tra i politici italiani, e invece potremmo chiedere, visto che c'è Nunzia Di Girolamo in studio, se un paragone con Wonder Woman le potrebbe andare bene, o se potrebbe andare Joker, bene a Beatrice Lorenzini. Ma per l'appunto è un immaginario Joker molto italiano. Chi è il Joker italiano? Vediamo un po' che risponde. Beh, se mi mettessi nei panni di Rizzo me la potrei cavare facilmente dicendo che Joker è il mantra neoliberista. In realtà nessuno, questo è un personaggio assolutamente negativo, perché Joker, dobbiamo tenerlo presente, è davvero la quintessenza assoluta del male. Grazie, devo chiudere.